Fu Malaga la sede dell'incontro Unione Sovietica-Nuova Zelanda, che veste maglia bianca, due squadre che facevano parte del gruppo 6 che comprendeva anche la Scozia e il Brasile. Ecco la formazione schierata della Unione Sovietica. Ovviamente erano Blochin e compagni a possedere maggiore esperienza e capacità, e il confronto diretto tra le due nazionali si risolse con un chiaro successo della formazione europea. Le reti dei vincitori vennero da Gavrilov nel primo tempo, da Blochin e da Baltaccia nella ripresa. La Nuova Zelanda si fece comunque apprezzare nei suoi limiti per un gioco ordinato e in discreto ritmo e per la qualità delle punte Huddin e Winton Ruffer, destinato quest'ultimo alla squadra svizzera dello Zurigo. La prima rete della partita la realizzò Gavrilov al 24esimo minuto, dopo che Blochin aveva tentato alcune conclusioni verso la porta difesa da Van Hattem.